Cari amici, ritorno a Verona e vi aspetto il 25 agosto all'Arena per una serata di gala tutta dedicata a Giuseppe Verdi, con scene da Don Carlo, Aida e Macbeth. Per me sarà la prima volta che interpreterò a Monarzo sulla scena e con me ci sarà un cast straordinario: Maria José Siri, Fabio Sartori, Ildar Abrazzakov, Clementine Barguen, diretti dal maestro Jordi Bernasser. E poi, il giorno dopo, il 26 agosto, vi aspetto tutti per Turandot, la magnifica produzione di Franco Zeffirelli che avrò il grande piacere di dirigere. A presto! Buongiorno a tutti. Sono molto contento di tornare all'Arena di Verona e all'Arena di Verona come la conosciamo noi, cioè la vera Arena di Verona, come facevamo sempre. È l'arena più importante del mondo. Sono due opere meravigliose. Sono le due opere capisaldo dell'Arena di Verona, che sono Aida e Nabucco. Aida con l'allestimento del nostro indimenticabile più grande Franco Zeffirelli, e Nabucco, l'opera che a me mi emoziona molto. Un abbraccio affettuoso, non vedo l'ora di salire sul podio dell'Arena e di dare le grandi emozioni che sono abituato a dare e di riceverli ancora di più da voi, dal grande pubblico. Buongiorno, voglio invitare e dire che sono molto felice a fare per fine un debutto mio molto importante nella vita mia di cantante, Arena di Verona. Non vedo l'ora a vedervi tutte nella vita, non vedo l'ora di provare la voce mia in questo posto tremendamente grande, con tanta presenza, con tanto passato, dunque ci vediamo molto presto. Grazie. Eccoci qua. Da Vienna un saluto speciale a tutti coloro che stanno lavorando per una stagione incredibile all'Arena di Verona. Io sono orgoglioso, fiero, onorato di partecipare agli spettacoli della Carmen e La Traviata. Sono due opere che ho nel cuore. La Traviata, ma soprattutto perché sono opere che ho iniziato e fatto e lavorato con il grandissimo, unico, sommo, trovate un aggettivo voi, Franco Zeffirelli, che porto nel cuore, che tutti noi portiamo nel cuore. Con Franco ho iniziato con La Traviata quando era ancora un bambino e me la ricordo ancora a Roma, e quindi sarò felice di riportarla con voi a Verona. E dopo questo debutto avuto a Vienna in Carmen, spero che Franco sarà presente con noi a questa Carmen sempre sua in Arena quest'estate. Grazie veramente a tutti coloro che sono dietro, che lavorano dietro le quinte per darvi sempre il massimo di uno spettacolo da sogno. Ciao a tutti da Vittorio Grigolo e ringrazio ancora l'opera, la grande musica e soprattutto l'Arena di Verona. Ciao ciao. Ciao Verona, io sono felicissima di venire questa stagione all'Arena. Io canto tre volte, tre produzioni. Primo la Carmen, che farà l'apertura della stagione. Dopo Anneris nella bellissima produzione di Aida. E finalmente sono molto onorata di cantare vicino al maestro Placido Domingo. Non vedo l'ora di venire a Verona e di dividere questo momento di musica e di gioia. A presto. Ciao cari amici miei, sono contentissima di condividere finalmente che tornerò all'Arena di Verona quest'estate per cantare due recite, una della Traviata, certo, viva Verdi, un'opera che mi piace tantissimo, e anche come solista soprano della Carmina Burana, un pezzo che a me piace tantissimo cantare, c'è musica straordinaria per tutti, anche per il soprano. Quindi ci vedremo quest'estate all'Arena, all'aperto. Un bacio! Buongiorno a tutti! Che piacere essere con voi anche quest'anno a Verona. Sono il baritono Amrutov Shenkhpat. Sono felice di essere stato invitato ogni anno in questo meraviglioso anfiteatro. Quest'anno canterò io ruolo titolo di Nabucco e
a Monastro in Aida. Vi aspetto tutti. A presto. Grazie mille. Buongiorno a tutti. Sono Luca Micheletti e sono felicissimo di annunciare quest'estate il mio debutto all'Arena di Verona. Canterò infatti Escamillo nella Carmen di Bizet, nel meraviglioso allestimento di Franco Zeffirelli, per l'inaugurazione e poi per tutte le repliche di giugno. Sono davvero felice e onorato, e è una grande emozione tra l'altro tornare a Verona dopo il recente successo di Rigoletto sul palcoscenico del Filarmonico. Vi aspetto numerosi per un'estate piena di cultura, di musica, di arte, di unione, in un momento in cui ne abbiamo tutti davvero tanto bisogno. A presto! Hi, this is Eva Huonka. I would like to invite you to my Arena di Verona debut this summer as Abigail in Nabucco. I'm very excited. This will not only be my Arena di Verona awaited debut, but also my role debut. So I'm double excited. Hope to see you in the audience. For more information about dates and times, please visit www.arena.it. Hope to see you there. Carissimi amici, buongiorno, sono Claudio Sgura, baritono, felicissimo di ritornare quest'anno a cantare nella Magica Arena di Verona per interpretare nuovamente il ruolo di Escamillo nella Carmen di Bizet. Vi aspetto numerosi e vi invito a visitare il sito www.arena.it per ulteriori informazioni su date e biglietti. A presto! Salve, sono Roberto Alagna e sono molto felice e onorato di annunciarvi il mio ritorno in arena quest'estate nella parte di Don José nella Carmen di Bizet. A presto! Ciao a tutti! Hello everyone! Saluti da Londra! Mi chiamo Angel Blue e io sono una soprano da Los Angeles in California agli Stati Uniti. E veramente non parlo molto bene l'italiano, ma farò del mio meglio. Io sono molto felice di essere qui con voi e io sono molto felice di fare il mio debutto all'Arena di Verona questa estate anche. È sempre un onore per me per cantare Violetta in La Traviata. È il mio ruolo favorito e il mio ruolo preferito anche. Il mio cuore è pieno di gratitudine e pieno di ringraziamento per questa opportunità di cantare in un luogo storico e davvero magico. I'm so happy to be making my debut at the Arena di Verona this summer as Violetta in La Traviata. I hope that you will visit the website of the Arena di Verona to find out more information on the upcoming performances. Potete trovare informazioni e biglietti per questo e altri spettacoli sul sito dell'Arena di Verona. I'm looking forward to seeing all of you there and sarò entusiasta di darvi il benvenuto all'Arena di Verona. See you soon. Ciao. Buongiorno a tutti. I am Ludmila Monastirska. I would like to express my happiness about singing Aida at Arena di Verona for the first time. I am also happy to invite audience for this year festival and wish a lot of joy. Grazie, arrivederci. Ciao. Hello everyone, I am Alessia Petrova and I'm so happy to sing again for you at the great summer festival at Arena di Verona. You can check all the dates and all information at website. Looking forward to see you there. Buongiorno a tutti, io sono Francesco Meli. Sono qui per dirvi che tornerò a cantare all'Arena di Verona anche quest'anno, La Traviata di Giuseppe Verdi. È una grandissima gioia e un immenso onore poter cantare in quel grande teatro che dà emozioni straordinarie. Vi aspetto all'Arena di Verona quest'estate 2022 per La Traviata di Giuseppe Verdi. Ciao! Hello everyone, my name is Janae Bridges and I'm very excited to sing my favorite role, Carmen, Ulla Carmencita, at the Arena di Verona. This is my European debut of the role and most importantly my Italian debut. I'm very excited, as you can see, I have my roses ready for you. So, I hope to see you there. I cannot wait to sing
in this historic arena. See you soon. Ciao. Hi everybody, I'm Freddy De Tomaso and I'm incredibly looking forward to coming to Verona to make my debut as Alfredo in La Traviata. Anyone who would like to find out more information can visit the website at www.arena.it. I'm really looking forward to seeing you all soon. Ciao. Buongiorno a tutti, sono felicissimo di poter tornare in arena quest'estate con Aida e Turandot, due opere che ho già interpretato in passato e che sono rimaste profondamente nel mio cuore. E non vedo l'ora di essere con voi di nuovo e per informazioni circa gli spettacoli e circa i biglietti potete trovare tutto quello che è necessario in www.arena.it. A prestissimo, ciao! Ciao, sono Maria José Siri e ho un invito per te. Quest'estate vieni in Arena! Io torno per Nabucco e per un concerto il 25 agosto con Placido Domingo. Ma cos'altro hai da fare? Vieni in Arena! Per più info www.arena.it. Ciao a tutti amici, sono Luca Salsi, volevo dirvi che sono felicissimo di tornare anche quest'estate all'Arena di Verona con due opere meravigliose, Nabucco e Traviata. Vi aspetto tutti, numerosissimi come sempre, in questo luogo magico, incantato, suggestivo, bellissimo, straordinario che è l'Arena di Verona. Ciao! Carissimi amici di Arena di Verona, sono Yusif Evazov e quest'estate torno alla mia adorata Verona con due produzioni storiche di Arena, Aida e Turandot. Vi aspettiamo numerosi, non mancate, non vedo l'ora di tornare all'Arena di Verona perché questa sarà la mia 8ª stagione a Verona e ci torno a casa praticamente. Vi aspettiamo. Saluti.